Che Dio che la mandibola non è vero. Ah già, questo è quello ciccio formaggioso. Ti riporto Mio. io perché so che ci tenevi proprio. Guardate, quest'arte è bellissima, fa pure il lotus. Voglio vedere, lo faccio fare. Quindi se, a un certo punto se vedete le cose per terra è inutile che lo scansate perché tanto sono mie. Lo dico io quando sono sempre solo mie. Le pullate tutte e cinque. Cioè che questo era... Impressionante. Cioè, c'è la gente che mitica 0 con 170, 100 tante equip e ti scarta. Impressionanti sono diventati. Vanno Sì, manco ormai è un così. po' troppo selettiva la cosa, cioè. Io non Mitica capisco 0, veramente. 170 lo metterei anch'io il filtro, eh. Sì, ok. Quindi 170 su 177. Lui c'è 175 però, che cazzo, Si scartano, no, no, Magari no. c'è in coda un 185, dovete Te, tu tenerci. capite quando mai lo fai, se non ci puoi, se non fai le mitiche zero. L'eroica, scusa, quanto dai? 372? 171. Sì, nel L'eroica. senso. Quindi al massimo, cioè, capito? Non ci dà come di fare, non ci arriverai mai a 185, no? C'era uno, mitica 0, 190 vogliono. Ma sti cazzi. Cioè, cazzo ci vai a Mitica fare? 0,190? Sì. Questo è un brutto pull, eh? Fate tanto, tanto male a Sì, questo Tiger. cerca di dividerli. E Uno te lo trappo. uno te lo paralizzo. Ok, paralizza il Rising Cultist. Tradotto? Pensa. E il tizio che vola, che fa il Black Lotus, quello tutto a sinistra. Ok, vai. Mi rifiutano, sì. Quello trappato si è strappato. Il Black Lotus non guarda in faccia a nessuno. Se no lo chiamavano White Christmas, scusa, se deve essere buono. Sì, quando ora vedete i Black Lotus, finché non prende quell'altro è tutto mio. Vabbè, lasciamo perdere. Non si fa. No easel way you might remember. Uccidete tutti i servetti qua, i devoti. Prima che diventano questi. Mi sa che riesco a... Qualcuno lo riesco a... come se fosse in enrage. Lo faccio tornare normale. No. Non so, vediamo. Sei lontano, ragazzi, non riesco a... Sì. Via, via da lì.
non lo interrompa. Ho dovuto farlo che stava curando. E questo dove è spuntato? Quello è mio, non me lo uccidete! No. Scusa, so che ci tieni, allora. No, Bladestorm, no! Me l'ammazza! Figlio di puttana. Ah, quelli bisogna scappare? Sì, bisogna scappare, non volevo fare niente. E non sono neanche... Ignorano anche il mio cerchio. Ok. Vabbè, shottate i devoti prima che si trasformano. Pronti? 3, vai, vai, 2, vai, vai. 1. Sono interrompibili? Sono interrompibili solo... Sì, sei stunnito. Mi è scappato uno, Beppe. No, è, sta focussato su di te, non me ne è scappato uno, ti vuole solo bene. Ah no, vuole bene la razza. Era su di me. Si era affezionato. Allora, devi prendere mano. Devo prendere mano. Qua la, l'urna cosa dà qua? Prendola. Che non... Quale? No, serve in cazzo ora. No, dovrebbe stunnare uno di quelli là. Questa gli metto la paralisi. Sì, vai. Prendo Rexer. Che sto attrappando. Mai. Ma hai capito? Dai. Tranquilla ai mure. Anche perché qualcuno doveva pure fa danno a qualcuno. Sapevi gli altri due? Vabbè, ho capito, altri due, possiamo fare dei 3 di. Dio voi. Vabbè, prova a farglielo, va. Ho capito. Però portati qui. No, non ti preoccupare, sono morti. Non serve più. Ma sì. Perché mi rompo? Oh, quel fantasma di merda non si vede neanche. Devi cercarmi? Eh sì. Ah vabbè, ma se no tanto questo qua potevamo fare pure senza, come dire, senza spiegare sì, un sì, esatto, un sì. Intendevo infatti non consigliare. A parte che quando state in queste aree restate immediatamente all'entrata, Cioè all'inizio dell'ala? Sì. Sì. Ah, ok. Sì, ho sbagliato io a dire. E questo qua fa qualcosa di particolare sulle chiavi, no? Questo bisogna scappare via da, da quelli che ti targettano, ammazzare gli ad. Quando fa lo scudo dovete focussarvi su di lui, quando fai il blood roba. 3, 2, 1, io sto senza il mio Black Lotus, sono scontento. Io tirerei anche Hero. Sì. Mazza, hai shottato. Cioè, con chi credi di parlare? Qua abbiamo fatto tutto il provino per i metodi. Poi ci hanno scartato brutalmente. No? Non vi meritano. Esatto, no, il provino l'abbiamo fatto. Parla per te, a me non mi hanno fatto neanche entrare. Te non mi puoi rompere il chiasso. Ma che c'ha lo scudo sto qua. Si può anche andare via da tutta quella merda, Se poi te ne prendi.
Te li ho stunnati, Luca. Adesso mi ricordo che devo tirare anche il trinchettino del cazzo. Ma che siamo fuori? Qualcuno gli può mettere la manto per riparare? Quello col piffero, dici te? Che è quello col piffero? Sì. Quello che dà 72 di versatilità quando gli parla lui. Sì, 78... Hai provato se lo indossi, lo attivi, poi lo cambi, se va via il buff? Non ho provato perché non ho trinket meglio. Sì, infatti ho quello sfigato lì anch'io. Aspetta che provo a vedere se me la fa fare. Perfetto. Andiamo. Poi ci sta il tizio incazzoso. Là c'è l'urna, se qualcuno la può attivare, non so, possiamo provare a portarlo vicino. Proviamo, se no tanto è sprecato. Chi ha, mi sembra? Ventir, no. No, questo qua è... O Necrolord, tu non so. Attivate. Catrare. Li stunna per un nanosecondo, non conviene nemmeno avvicinarsi all'urna. Cioè, per un nanosecondo... Ah, forse per interrompere quando fa sta roba qui. Forse, per la maschera gli è potuto fregare di meno. Ah, forse l'ho di togliere il rage, è vero, ci bisognerebbe provare. Ma come funziona? Se io butto la chiave ora me ne dà un'altra oppure non me la ridà? In che senso butti la chiave? Cioè io la falliamo? Io una chiave di merda, no? Ieri adesso... abbiamo fallito e mi ha dato sempre una 2. Ma... Sì, più sotto della 2 non vai. No, se me ne dà un'altra... Occhio che sta arrivando... La... Sì. Vabbè, che lo possiamo pure prendere. Appena è morto quello là, ecco, questo lo prendo. Ah, cazzo, forse è stata una scelta molto sbagliata. Perché lo impaura. Quindi per la prossima volta so che lui non si può fare con altri personaggi. L'ho visto un attimino rialzato. Ma forse gli toglie la rabbia lui. Qui non c'è l'urna. No, qui non c'è l'urna. You know, it don't just be troll to be coming to ask for all trolle. All kinds we making deals with the lower adept. Questo è quello da nascondersi su... Sì. Ok. Ti faccio bere? O lo prendo comunque? Ma per me possiamo rischiare. Tanto lì muore Galil. A posto. Mai convinto. Scondetevi. Però Galil è l'unico... Te l'ho detto. Però è l'unico che è rimasto in vista, però. Gliel'ho chiamato, ecco. No,
Rilascia pure, dovrebbe venire qui all'ingresso, se non ho capito sì, male. Sì, è che l'ingresso, sì. Via, 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 via. Ma perché io sono nascosto e mi dà sempre il pizzichino nel culo? Ah, ma giustamente tu non l'hai mai fatto, quindi non sapevi cosa faceva questo. Esatto. Ah, bene, continua così. Bel modo per scoprirlo, vero? Sì, ma rimane più impresso nella memoria. Se te lo spieghiamo, sì, non te lo ricordi, dopo un casino. Invece noi ci teniamo a formare bene. Anche così, tranquillo, che fra due giorni me lo sono già dimenticato. Ah, siamo e sarà un piacere venirci tra due giorni. Stai filmando tutto, giusto? Sì. Sì. Lui che rimane lì in bella vista mentre tutto crolla. Ah, ecco cosa faceva quel cerchio. Cosa fa? Ti stun. Allora, ce l'ho solo io. Sì. Okay. Io cerco di spostarmi e ovviamente mi rincorri. Tu calcola che per me questo insieme al teatro è uno dei dungeon più belli di questa espansione. Proprio questo gusto dell'orrido. Ma è bellissimo. A me sta piacendo tanto Halls. Halls. Halls la donna. Sì. Mi sta piacendo molto. Ma non è carino. Tanti gargoyle. Il gargoyle che si nasconde e quindi tu gli puoi passare sotto il naso. È bellissimo quel coso. Cioè, oggi l'ho fatto con un gruppo. Mm-hmm. Che praticamente abbiamo fatto il 160% di percentuale, probabilmente. Questo qua continua a pullare, fa io piglio tutto, non vi preoccupate, e l'abbiamo fatto in tempo. Nascondetevi, nascondetevi. Ma quello per evitare la percentuale bisogna fare le magie rare, che se no davvero, se pulli per caso la gente, è finita. Sì, però adesso era una più due e c'era molto margine, quindi... Sì. Ce l'ha fatta allegramente a... Quindi è divertito proprio a prendere tutto. Sì, lui proprio di principio era lì. Io piglio. Prima Gianni, volta, boh. Sei sempre vicino a me. Qui, mi raccomando. Sì, così... Porca troia. Ma ero sul bordino. Perché? Non ti sei fidato, lui? Chissà perché me l'aspettavo. Anzi, è stato un avvertimento per dire proprio. Allora, là c'è il tipo, eh. Là c'è il tipo, eh. È vero, me ne l'ho dimenticato. No! Che trova. Ho capito. I blobbini di merda shottano. Ok. Buono. Anche voi incastrati sul bordino della sì, piattaforma. No, l'ho spalmato proprio. Solo che l'abbiamo fatto in due, probabilmente. Io ero rimasto incastrato giusto sul bordino. Non sapevo che facessero male le cose. Quando fa lo spruzzamento riesce a girarlo, se no ci muoio. Vabbè, ma lo fa un po' tutto intorno, lo fa pure davanti? Penso fosse... Ah, mi sa che dici che è a 360 gradi? Sì. Pensavo fosse solo in direzione tua. Oh, vediamo. Vedo sui side se prende danno quando fa il lubrificante. Anche se sarebbe meglio interromperlo. No, fa danno. Ok, lo vedremo.
ovviamente i pet rimangono lì ad attaccare i blobbini. Infatti io dicevo che cazzo stanno a fare qui. Io stavo lì a aspettare, ho detto. Io questo qua un po' me ne sto approfittando perché vedo che il bonsai è in vigore. Pensavo che ti curassi da solo. Anche, però no. Adesso appena muore questo scommetto che il pack torna a correre indietro dai blobbini. Quando siamo andati a Castel del Nuria, quello che è, io c'ero secondo in cure. È stato bellissimo. Mi cura un botto. Allora, qui, cose importanti da ricordare. Ah, questo qua, cazzo. Galil, tu se vedi una bomba la vai a disinnescare, di base. Poi, Rimasero con la testa buca. quando... No, disinnesca e basta, per non far prendere i danni, se no non prendi proprio niente. Allora, ora, durante il mana lampo ci saranno dei cristalli che lo buffano, quindi fanno un raggio verso di lui, tocca intercettarli. Poi a un certo punto metterà una freccia su due personaggi. Questi due personaggi li devo mettere in modo tale che fra di loro in linea ci sta Milaus. Così gli fa male e lo shotta. Poi per Millefica, invece, che è l'altro tizio buffo, la cosa particolare è che quando vi mette un cerchio intorno a voi, che mi sembra sia Viola, ma di base se è un cerchio, andate vicino a lei. E a un certo punto lei correrà da tutt'altra parte, quindi correte verso di lei perché così la stunnate e evitate che ci shotti. Bene. Verso Milaus, che è il primo. Merda. Ah, e se potete interrompere Frostbolt, interrompetela. Ecco, tipo Dici di questa andare da freccia tra di Milaus. loro, in linea tra di loro, in linea tra di loro. Oh, che Sono botte. stato io. Muto Milaus. Ok, arc. Ok, ci è andata alla fine. No, stavo no. Tra di loro, Strega. Che botta. Ah, io ecco perché perdo il mana, mi scordo sempre di cliccare quel cazzo. Vedi le bombe? Vabbè, bravo. Tu dici quando faccio DPS? Ma tu hai perso. Infatti. Fossi Marchief direi di no, però. Questa stronza, almeno lanciale dalla stessa parte. Ecco, qualcuno c'ha il cerchio viola? No, non è vero. No. E allora provate a prendere danni. Strano, perché non ha fatto il cerchio viola? È vero, qua ci sta una percentuale dei buff, però. Oddio, speriamo che noi dobbiamo fare tutti quelli nella prossima parte. Oh, qui c'è gruppo, c'è un gruppo. Ah, vabbè, mi shot. Mi shot. Now give me them souls.
kneel before your master. Oh, comunque siamo andati veloci e mancano solo 13 minuti, No, non siamo andati veloci, secondo me. Tu dici potevamo andare più veloci? Sì. Però non so se gli reggevo. No, questo è un altro discorso. A livello teorico tutto bene. La pratica può migliorare. Esatto. No, vabbè, ci abbiamo il gear che abbiamo, bisogna capire se siamo in grado di farlo in tempo questo lì. Vai. No, dovete interrompere quando fa The Tembrance. Dove sei? Sei volato giù? Due volare. Rilascia, rilascia. Sì, sta arrivando. Dai, ci avete i pezzi di gale. Oh. Di gali quello che può fa. E porca. Tutto più grosso. Che troia. E allora qua devo tirare questo. Però non ben preoccupatevi, la cosa più importante si è salvata. Il mio minion per i Black Lotus. Ah, pensavo l'urna perché era di valore e la tenevamo lì. Sono un po' quando fai la teoria di fisica e l'eccezione. L'old buon zombie non just be making these on Azeroth. Brokers be looking for power too. Ah, qui attenti agli spostatori che fanno male. Che troia. Ora facciamo una bella cosa. Intanto prendo questi. E dovete saltare, se no vi addormentate. Sì. Quando di questi qua sono due morti, Gallil, tu mi vai a pullare i tizi che stanno per strada. Quelli che stanno andando avanti e indietro? Sì. Perché li facciamo qui. Tipo, ora mi puoi prendere i gnomi là. No, arrivano i... Salta. Ma sono gli gnomi! Stavano tornando quelli, ormai ce li avevo in target. Assomigliano agli gnomi. Sì, sono uguali. Sono alti 10 volte tanto. Erano lì. Scusa, che discorso del cazzo. Ora non vi dovete più preoccupare se vedete la roba viola per terra, eh? Ah, perché se prima ci dovevamo preoccupare? Non sì, l'ho vista neanche. Ora li faccio io. Ecco, questi gnomi, no? Dicevi? No, ma no. Quelli per strada. Allora, cazzo. Vabbè, tanto probabilmente ci servono per la percentuale, però... Metti le segnaletiche, che almeno capiamo. Perché mi sono addormentato? Quelli per strada, quelli! Davanti! E comunque non sono gnomi. Se vogliamo proprio rompere il cazzo. Mentre facciamo sti gnomi non valgono niente. L'alce è quello che sta dritto per dritto. Aspetta, 3-14. Esatto. Arriva.
Ho visto da un tizio che conviene farli venire tutti qua. Non perdi tempo. Sentendo sei un under che va avanti e indietro a prenderti. Con precisione quasi chirurgica. Sì, Tirk che ha lasciato il guanto nel corpo del paziente. Almeno siamo a quei livelli. Ok, abbiamo pullato anche la mamma. Anche la mamma, ok. La mamma però non la riesco a trovare. Ecco. Ma sono arrivati pure i nanetti, mi sa, eh? Allora, ora il drago non lo dovete prendere, eh? Non lo dovete via. Perché se tutto va bene lo evitiamo alla grande. Sai che l'hai detto. E non riusciremo a evitarlo. Stupidista. No, non gli fate danno, no. Dio salvi il cultista. Di qua, di qua. Di qua. Di qua. C'ho il dubbio che il cultista ora che strada fa. Spero che si butta insieme a me e non fa tutto il giro. Ok. Io per sicurezza tolgo i pet. C'hai 12 stack. Non so quanto siano amiche. Poco. Nel dubbio. Allora tu dici che tocca evitare di prendere anche gli altri che arriveranno tra poco? Bisogna che ti togli quelle stack perché non so quanto... Ma non so come toglierle. Sì, immagino quando finisce il fight. Immagino pure io. Mi sono scordato di saltare, adesso sono fottuto. Io sono fottuto. Sette, sei, due, quattro. Boh. Allora, 92. Se non ce la facciamo... Ce la facciamo? Perché dopo non ce ne sono più, dopo... No, devo da finire. Spero che ce la facciamo con questi qua. Teoricamente questi qua danno, non me lo dice. Uno è qua. No, aspetta. Sai che arriviamo a 97-98. Vado a prenderti due gnometti sopra. E no, ma è quello controllato da lui, poi. Non viene a prenderli qua. Ma scusa, non c'è quello controllato da lui? Sì, in effetti. E ma quanto dà? Se... Vabbè. Beppe... Stiamo sono addormentato. Ah, mi sono svegliato. E allora ci stanno questi. Andiamo in overbooking, dai. Ma no, quello controllato da me me lo porta al boss. 97. Quanto vabbè, ma non c'è ancora un ciccione di quelli con la maschera quando siamo nel corridoio? No. Da qua facciamo direttamente tutto quanto. Non ci sta. Ammazzate lui. Se non basta prendo quei tizi che stanno qua accanto. Non ce la facciamo. Ce la facciamo con il. Ne basterebbe uno. Danno qualcosa questi? Sì, danno 1 e 0,26 gli altri, i piccolini. Dai, prendiamo tutti, ci stiamo.
Forse mi manca uno schifo. Adesso li abbiamo presi. Ora ok, adesso ora siamo sicuri. Ora siamo sicuri. Sì, ora siamo anche fottuti. Sì. Ora siamo anche fottuti. Essendo un pollo ce l'avevano con Razer. Ma quelli là come sono arrivati? L'avete preso voi o sono venuti loro di patria? Giusto per regolarmi per... Penso che erano alle spalle, sono una patta alle spalle di quel gruppino, quindi bisogna riportarlo su nel corridoio. Mi sa che sono venuti attirati dall'altro, perché ho visto che sono arrivati già in enrage. Non so se... Ah, forse hanno gridato, forse bisogna portarli su e loro gridano soccorso perché sono i figliolini. Okay. Che belle queste storie di famiglia. Comunque, mo, per curiosità, secondo voi non ce la facciamo perché ho pullato, ci ho messo tempo io a pullare o per il DPS? Secondo me tutte e due le cose, però meno te. Ok. Te potevi migliorare poco, secondo me. Puoi essere un po' più rush, ma... Perché poi alla fine... Posso anticipare un po' i pull. E ad esempio in qualche caso ho visto una strategia che si può fare, che in alcuni boss che non sono particolarmente difficili si portano gli add sul boss e si fanno insieme. Ah, lo faccio. E si tira Hero e si fanno tutti e tre insieme. E forse a Kodo, come si chiama? Quello là ad Akkar. Ah, qua le bombe. Qui praticamente fate le trappole a terra bianca, ne dovete prendere. Quando ci state. Quando uno ha la bomba sopra di lui, deve saltare cercando di fare in modo che esploda in aria la sua bomba. Mentre se la fa lui, tanto si vede, dovete saltare mentre lui la stava facendo esplodere. Lui casta e a un certo punto, quando finisce, dovete saltare. Vai. Tipo queste cose a terra ne dovete prendere. Neanche il raggio. Ecco, tipo Gallin c'ha la bomba. No, non ce l'ho io. Ce l'avevo io. Ah, ho visto un tizio con arco. Che po'. Mi sembra di vedere un tizio con arco. Tipo ora la fa lui, quindi. Dovete saltare tipo ora. Pelo. Comunque secondo me... No, ho sbagliato. Questo qua è tipo uno degli unici boss dove non serve tenersi l'aero per l'ultimo, secondo me. Porca. Pressate Razer. Abbiamo tre. Cazzo. Che non volevi restare con un raggio in faccia. Ma dove sto saltando, sono qui. Oh. Ah. Vabbè, per l'ultimo boss Hero non serve, perché tanto fa più lad che altro, quindi... Conviene fare l'Hero su questo qua al massimo e basta. Poi. Sì, poi ce l'hai, se mai si tira la seconda fase, se c'è il tempo. Sull'ultimo boss? Ma non credo ci sia il tempo. E calcola che dobbiamo fare neanche il 20% sull'ultimo boss. Perché il grosso lo fa quando clicchiamo lì sui totem, quindi... No, noi dobbiamo fare esattamente il 10% di vita, gli dobbiamo togliere. Quindi... Proprio niente. Di solito quando vai in seconda lui è già morto. Non lo sa, ma è già morto di 2-3 percentuale. Chance you'll be having against me. It be Mwazala
Quando fa, vabbè, ma tanto siete tutti ranged, però quando fa il coso di de morte, evitate le cose e andate indietro se fa... va a terra. Vado? Come ci dividiamo? E io e facciamo io e Galil da una parte e tutti i resti, io e Galil a sinistra e tutti i resti a destra. Ok. 3, 2, 1. Vai. Buonanotte. Io lo tiro, tanto ce l'abbiamo. Sì. È meglio nascondere. Dici che era meglio la seconda parte? Sì. Tutti a destra. Ok, sono riuscito a prenderle tutte e due. Complimenti. Sono qui senza i miei Black Lotus. Sono qui. Raggio a sinistra. Tutti indietro. Tutti a sinistra. Tutti nei portali. È vero, non ti ho detto dove stanno i portali, ma ci sei arrivato da solo. Non è vero. Dove sei andato? Hai preso l'altra porticina? Ho preso l'altra. No, non è con noi. Stavi davanti. No, non è con noi. Non lo so. No, è perché ci stanno quattro porte, quindi mi sa che ha preso una delle altre. Infatti. Ah. Potevi fare l'altra che ti trovavi davanti. Vabbè. Tanto questo qua... Ah no, sei pure tu che mi sai. No, non ti preoccupare, ci teleporta lui verso di lui. Tanto non ce la facciamo. Tutti a destra. Tutti indietro. Tutti a sinistra. Tutti a destra. Tutti a sinistra. Tutti dietro. Tutti nei portali. Questo portale. Cazzo, qua non mi funziona. You had better to pay attention, father of sleep. You never care about your people, only power. Non vedo la percentuale, però è tipo un terzo. Io credo che sia finita. No, 37. Adesso scende perché gli fa... L'altro? L'abbiamo tipo ucciso. Ok.